Miste, ma l'Arezzo lo corre il pericolo di sottovalutare l'avversario, di farsi prendere dall'entusiasmo, di giocare la partita di domani senza la giusta concentrazione oppure no? No, io credo proprio di no, credo proprio di no perché se conosco un po' ragazzi non, non credo assolutamente. Noi aggrediremo la partita domani come abbiamo aggredito le precedenti. È una terranovese che arriva dopo alcune buone prestazioni tutte e tre, anche se le ultime due non hanno portato, non hanno portato punti, che avversario si aspetta domani e se pensa che calori giocherà 3-5-2, mister, per come ha visto le ultime partite. Ma eh, con Livorno non l'ha fatto, eh. l'ultima partita di Livorno, ripeto, eh, hanno fatto veramente una, una bellissima gara e non l'ha fatto il 3-5-2, non lo so se ripeterà l'assetto e ha messo in atto un Livorno oppure se. Come nelle due partite precedenti, 3-5-2, però, ecco, non, noi siamo credo di essere preparati in entrambi i casi. Come voglia venire, eh, non so se ha intenzione di confermare la formazione di, di Figline. Mister, se pensa a qualche cambiamento, anche perché ha sottolineato prima i giocatori si stanno allenando bene no? durante la settimana. Ma noi, noi vogliamo portare avanti tutti, e, e come dicevo prima il collega, no, cioè, la formazione della settimana precedente, anche se ha fatto bene, non è una precondizione determinante per la, per la formazione iniziale. Continuo a ripetere: formazione iniziale perché giochiamo un 16. E per me sono più importanti le 5, 5 sostituzioni successive. Di eh, dicevo, non, non è condizione determinante la prestazione della domenica precedente per la scelta della, della formazione della domenica successiva. Eh, la sensazione in queste tre giornate, visto che l'Arezzo corra molto, corra bene. E corre anche più degli avversari. Le ho chiesto anche prima quanto è importante questo approccio eh, alla partita al di là degli aspetti tecnici e tattici che poi sicuramente influiscono. È fondamentale, fondamentale. Per ora ce la, veramente siamo contenti perché eh, corriamo bene in modo giusto, tanto e bisogna continuare. Bisogna continuare perché per noi, ripeto, è, per noi, per tutti, per il calcio d'oggi eh, se non corri. Può essere anche più bravo tecnicamente degli altri, come ma magari siamo noi, ma se non corri non basta. Mi chiedo un'ultima cosa su Diallo, perché domenica ha giocato per la prima volta dall'inizio, ha segnato e ha dato l'impressione di poter trasformare un po' eh, questo 4-3-3 con cui sta giocando la squadra, proprio per le sue caratteristiche. È così, mister, o ha un'idea diversa di, di, di questa cosa? No, 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 domenica ha dimostrato proprio questo. Eh, speriamo continui, eh, tutto là si è visto domenica il primo tempo... La differenza rispetto alle con tutto quello che aveva fatto buono anche l'altro e non è che l'altro poi poi avevamo giocato per inferiore sandomeria però ecco domenica lui ha dimostrato che, che ci può dare quel qualcosina in più in quel ruolo che, di cui abbiamo bisogno.